Io penso che sia veramente tosta fare un'analisi della partita di questa serie. Io ci provo, poi non so quello che ne verrà fuori, ma devo provarci per forza di cose. Però la partita di stasera è... Boh, non so neanche se di partita si può parlare. Credo che sia anche un po' l'emblema di quello che è stata la Juve quest'anno, no? Una squadra confusa. Una squadra che non ha ben chiaro in mente che cosa deve fare, che a volte ci prova buttando anche il cuore oltre l'ostacolo, ma c'è troppa imprecisione, c'è troppa disorganizzazione, c'è troppa improvvisazione all'interno della partita stessa. Poi qualcosa viene pure fuori perché la Juve poi arriva là in fondo, arriva a buttare qualche palla in mezzo, arriva a tirare in porta, magari da fuori area, magari dal limite dell'area, magari appunto con un cross, roba del genere. Poi però bisogna guardare il concreto, bisogna guardare il grosso, bisogna guardare la ciccia attaccata all'osso. E di ciccia attaccata all'osso ormai non ce n'è più. Intendiamoci, io credo che il primo tempo Juve non abbia meritato lo svantaggio, perché se è vero che la Juventus è stata disordinata, caotica e tutto quello che volete, inconcludente, inconcludente, il Milan aveva fatto ancora meno, cioè non c'era stato chissà che cosa del Milan all'interno della partita. Però il Milan stato lì, ha aspettato, ha applicato comunque la sua idea della partita, l'interpretazione che aveva era chiara, no? Difendersi dietro e poi ripartire, e quelle 4-5 volte che ripartivano dava l'impressione comunque di poter far male, perché avevano ben chiaro in testa qual era l'idea della partita. Io sinceramente mi trovo anche spaesato, perché guardo la formazione ufficiale 3-4-1-2, dici vabbè, perché oggi c'è un attaccante in più rispetto al solito? Per quale motivo oggi schieriamo un attaccante in più? Perché magari tra le linee dei problemi, perché magari si vuole sfruttare in particolar modo le ripartenze, perché c'entra di tutto questo. Io quando guardo la Juventus ripartire, mi viene un brivido lungo la schiena, ragazzi. È qualcosa di aberrante, eh? Qualcosa di aberrante. Sempre questa volontà di alzare il pallone, sempre questa volontà di buttarlo alto, in avanti. Questi giocatori che devono farsi 30-40 metri palla al piede, inseguiti da quegli altri, e poi se arrivano anche a dare una mano bene, se no fa lo stesso. Cioè, è stato tutto troppo al caso. Perché il Milan, ripeto, secondo me non ha fatto una gran partita. Il Milan pure l'ha vinta, e l'ha vinta con un capolavoro di Giroud, perché il capolavoro di Giroud è incredibile: rimane per aria un botto, spizza quella palla, la mette all'angolino, fil di palo. Cioè, veramente ha fatto gol da fenomeno. Ma Milan, per quanto non abbia fatto chissà che cosa, ti ha dato la sensazione di aver approcciato la gara in quel modo, che la gara la volesse gestire in quella maniera lì, e l'ha fatto. Io sinceramente non capisco mai qual è il piano della gara. E non è che dico non ce l'ha, io dico non lo capisco, magari ce l'ha, però poi dal campo non lo vedo, non riesco a intravederlo o non riesco a comprenderlo semplicemente. Poi magari c'è, però mi sfugge. Siamo in un momento veramente complicato, eh? Siamo in un momento veramente complicato, perché perdi a Siviglia, ti danno 10 punti, ne prendi 4 a Empoli, perdi anche col Milan. Cioè, ragazzi, intendiamoci, qua manca una partita al termine della stagione. Sul campo avremmo fatto 69 punti, l'anno scorso abbiamo concluso il campionato con 70 punti. Ben che vada, quest'anno chiudi a 72, e quindi fai più 2 punti rispetto all'anno scorso, che hai fatto una brutta stagione. Pareggi magari a Udine, vai a 70, oppure perdi, rimani a 69. Cioè, poi a me va bene parlare della penalizzazione, di quelli che sono stati i risvolti psicologici, quello che volete, però ragazzi, qua la situazione inizia a essere pericolosa, eh? Molto pericolosa, perché a me pare di non vedere nemmeno più l'anima. Perché adesso io ripeto, parlare della partita oggi è complicato, poi vedere il secondo tempo in cui sei sotto per tutto il tempo, perché prendi gol nel primo tempo, alla fine del primo tempo, e tutto il secondo tempo non c'è nemmeno quell'arrembaggio finale, cioè non c'è nemmeno quella voglia di andare all'arrembaggio per cercare di quantomeno pareggiare. Secondo me è molto grave, cioè segno di encefalogramma piatto. È come quando devi valutare se qualcuno è ancora vivo oppure no, e non vedi i movimenti, è tutto in linea, non ci sono nemmeno più le montagne russe. Cioè non c'è nemmeno più quel brivido del va bene, dai, almeno ci provo. Non c'è nemmeno più questo. E secondo me,
Io adesso voglio fare anche forse un discorso populista, però credo anche che sia la serata giusta, dato che c'è stata una protesta della curva, andate a vedere i comunicati della Juve, della curva sud della Juve, che comunque avevano già annunciato nei giorni scorsi che avrebbero fatto questa iniziativa di entrare al 20° del primo tempo, bla bla bla, e poi ci sono stati dei cori anche nei confronti della dirigenza. Insomma, vi lascio comunque all'informazione da chi ve la può dare in una maniera precisa, e non sono sicuramente io, vi rimando appunto ai social della curva sud. Però al di là della curva, io penso anche al tifoso vero e proprio, cioè la curva del Milan aveva annunciato che non si sarebbe presentata stasera per via del caro prezzi del biglietto, 70-80 euro per una curva erano considerati tanti, e ci sta. Però i giocatori, i tifosi che vanno allo stadio in un momento così difficile per la squadra, perché appunto ribadisco, ne hai presi 4 dall'Empoli, 10 punti di penalizzazione, 2 anni che non si vince, appena uscito anche dall'Europa League, eppure io do pure fiducia, voglio spendere questi soldi e andare a vedere questa partita. E questo è lo spettacolo, ragazzi, secondo me manca anche quel rispetto lì, perché poi qualcuno prima mi diceva sì, però non è facile in questa situazione, sì, però ragazzi anche basta, cioè davvero anche basta, perché allora non presentiamoci, non giochiamo la partita, diamo 3-0 a tavolino al Milan perché non è facile, non siamo in grado di affrontare questa situazione perché non è facile, allora evitiamoci tutto, cioè non giochiamola nemmeno, perché poi quando inizia la partita, cioè il campo da calcio deve essere il giudice, cioè il campo da calcio deve essere veramente il momento in cui c'è qualcosa, cioè c'è una risposta, c'è una volontà. Invece se anche il campo da calcio è nulla, se l'organizzazione è bassa e non c'è, è già questo. Poi se non c'è neanche la risposta, non c'è neanche la volontà di, non lo so, mettimi tutti gli attaccanti una volta, prendimi il centrale difensivo, fagli fare la punta, fammelo, mettimelo là davanti per i 5 minuti di arrembaggio finale, perché perdere 1-0, perdere 2-0, la stessa roba. Se mi manca anche queste cose qui, cioè manca l'anima, manca l'anima. E io ripeto, sì, non è facile, d'accordo, ma allora perché il tifoso deve andare allo stadio? Perché il tifoso si deve mettere sul divano? Perché il tifoso deve guardare la partita? Se poi la risposta è non è facile, è un momento complicato, allora non andiamo in campo, cioè perché le giochiamo allora? Se partiamo già con questo mood, questo presupposto, la condivisione delle difficoltà, cioè è brutto ragazzi, in questo momento non si salvano i risultati sportivi, non si salva la tranquillità dell'extracampo, non si salva il divertimento dentro la partita, ma non si salva niente ragazzi. Cioè, anche solo pensare che Juventus-Milan è la partita tra le due squadre in Italia con più prestigio, più storia, più trofei, quello che volete. Dovrebbe essere l'elite del calcio, della partita di cartello che all'estero magari vogliono vedere. Ma che cos'è sta roba qui? Che cos'è sta roba qui? Cioè, è possibile che la Juve abbia due pattern per rendersi pericolose? Una è palla a Kostić, la crossiamo in mezzo, e l'altra sono i calci d'angolo, le punizioni, quindi i calci da fermo. Questi sono gli unici due modi in cui la Juventus può rendersi pericolosa, perché è una squadra tendente alla difesa che non riparte, è una squadra con poca organizzazione. Ma poi tecnicamente questa partita è stata aberrante, da una parte e dall'altra, cioè errori tecnici su errori tecnici, a un certo punto degli ammassi di giocatori che andavano sul pallone, ragazzi, mi sembrava davvero di vedere le partite dell'oratorio in cui tutti i bambini vanno sulla palla e quindi non ci sono altri in giro per il campo perché sono tutti ammassati sulla palla. Ma Juve e Milan, ma tutte e due. È stata una partita di una bruttezza, ragazzi, secondo me quella di stasera, incredibile. E davvero la cosa che mi dispiace è perché poi il Milan, cioè secondo me il Milan scende in campo talmente tanto rassegnato all'idea che un punto nelle prossime due lo farà, che nemmeno vuole venire a giocare alla morte, eppure vince la partita secondo me senza nemmeno lo sforzo, semplicemente aggrappandosi a quello che è comunque il ruolo che devono fare, le istruzioni che hanno chiare. Cioè io vedo la faccia di Rabiot, di Bonucci, di Danilo, cioè sono tutti sconsolati, il Quadrado, non hanno idea di come venirne fuori da sta roba qua, cioè sono tutti lì che si interrogano, non capiscono neanche loro come metterla a posto, cioè sta roba è grave, sta roba è molto grave. L'unico che diventa un po' più piccante quando entra in campo e ti dà quella sensazione di aumentare le dimensioni dal piatto del 2D a qualcosa in più del 3D è Ealing, che entra e ci mette quello che è un po' la sua caratteristica, la caratteristica di un giocatore ancora non abituato magari a questi livelli qua, e quindi vuole provare la freschezza, l'energia, la positività che mette. Mettiamo al 72° minuto di gioco, mettiamo prima Paredes, cioè ci sono tante cose che non mi tornano. Io ribadisco, sì, va bene, non è facile, però
se continuiamo a nasconderci dietro questa roba qui, allora la televisione la teniamo spenta, non la accendiamo neanche, non ci guardiamo la partita perché tanto non è facile, e se si vince non era facile, se si perde non era facile, però insomma, bisogna anche ricominciare un pochettino a pensare che il calcio è importante dentro una squadra di calcio, ve lo dico.